recupero della settima giornata di campionato di Promotion League. Ospite al Riva Quarto il Football Club Siona Under 21. Chiasso che in difesa è privo di Pavlovic, Cinquini e Luic. Prima dell'incontro è stato premiato il capitano Andrea Maccoppi per le 100 presenze in maglie rosso-blu. Vediamo la maglietta commemorativa per festeggiare il capitano. Prima azione dell'incontro di Marca Vallesana. De Lei con palla al piede che scavalca la retroguardia rosso-blu e va a concludere fuori dalla porta difesa da Mitrovic. Sion che sembra avere iniziato l'incontro con appiglio migliore. Vediamo il passaggio del numero 9, Berardai. Conclusione potente di casa ed è 1-0 per gli ospiti. Partenza un po' in sordina degli 11 di Baldo Ranieri. Andiamo a vedere la bella conclusione del calciatore vallesano. Nulla può Mitrovic sul tiro di casa. 1-0 per il Sion. Reazione dei rossoblù, palla a centrocampo, lancio del capitano Andrea Maccoppi per Stefanovic. Bella la conclusione, respinta coi pugni di Aimon. Vediamo il numero 29, rossoblù, concludere ancora Stefanovic, cross, mischia in aria ospite e si conclude con una conclusione di Teixeira, smorzata dal difensore biancorosso, la palla finisce tra le mani di Aimon. Chiasso ancora in avanti, Correira per Maccoppi. Fermato Said a terra, calcio di punizione al limite dell'area per il Chiasso. È lo stesso Said che si incarica della punizione, alta di poco. Chiasso che sembra di aver riacquistato le giuste misure dell'incontro. C'è un po' nervosismo sulla panchina del Sione, vediamo delle scaramucce tra Rodriguez e Stefanovic, interviene anche Correia. Questa sera l'arbitro ha lasciato molto correre. Vediamo che richiama i due giocatori, Stefanovic e Rodriguez. Li ammonisce solo verbalmente. Lancio di Mitrovic. Atterrato ancora in maniera brusca dal centrocampista vallesano Berardai, fallo molto duro, proteste anche dei rossoblù, niente cartellino anche questa volta. Sion che riparte in contropiede, difesa rossoblù un po' spiazzata, conclusione mancata ancora da Rodriguez per l'ottimo intervento difensivo chiassese. Moron, lancio in mezzo per Stefanovic, conclusione centrale. Molto propositivo il numero 29 rossoblù nella prima parte di gioco. Calcio d'angolo per i padroni di casa, Moron vuole andare a sforbiciare, ma come possiamo ben vedere prende il petto del difensore ospite. Sion ancora in avanti di rimessa, numero 7 casa,
e c'è un intervento in area di rigore della difesa chiassese, contropiede subito Moron atterrato. E anche in questo caso l'arbitro fa proseguire l'incontro, vediamo l'intervento, i due interventi in pochi secondi non sanzionati dall'arbitro, come dicevamo prima, non molto sicuro nella sua direzione di gara. Ancora Stefanovic, cross, difesa valesana che spazza, palla che finisce a De Queiroz. Cross di De Queiroz per Said. Maccoppi, cross in area di rigore. Uscita tempestiva, Demon che va a anticipare Moron. Inizio di secondo tempo. L'immagine sta a testimoniare la scarsa vena dell'arbitro Ovciarov. Un fallo di mano permette al Chiasso di proporsi in avanti. Lancio dell'estremo difensore vallesano, palla a centrocampo, Farnerud subentrato all'inizio ripresa, conclusione di Correia, alta. Sicuramente l'entrata in campo di Farnerud ha permesso di migliorare la qualità del centrocampo rossoblu. Ancora Chiasso in avanti con Correia alla ricerca del pareggio, lancio lungo di Correia. Palla per Teixeira, colpo di testa del numero 72, Elisa Bedini, fuori. Chiasso che non molla la presa alla ricerca del pareggio. Ancora Teixeira. Ancora Chiasso che spinge alla ricerca a questo punto del meritato pareggio che non arriva. Vediamo ancora scintille tra Correia e i giocatori ospiti. L'arbitro Ovciarov fatica un po' a mantenere l'ordine in campo. E ancora un brutto fallo, questa volta ai danni di Mazzoletti. Partita molto maschia. Ed ancora Farnerud al centrocampo, palla per Correia, palla al piede del numero 7 rosso, conclusione, bella la parata di Aimon. Porta valesana ancora stregata, Sion che si propone in avanti di rimessa con Biz. Palla per Berdai, lancio a cercare Rodriguez. Cross, raso a terra, centrale, arriva in corsa Dele ed è raddoppio. 2-0 per il Sion, un po' contro l'andamento dell'incontro. Il Sion riesce a realizzare il gol sicurezza con Dele. Diamo la gioia dei giocatori ospiti. Ancora rivediamo il raddoppio della squadra vallesana, il cross raso terra e la conclusione di piatto di Dele che va a concludere in rete. Il gol stordisce un po' gli undici di Baldo Raineri, lancio a cambiare gioco di Maccoppi, erroraccio di De Queiroz, ne approfitta Rodriguez e salvataggio veramente in extremis e decisivo di Abedini. Chiasso che corre ai ripari facendo tre cambi, entrano Carrasco, Manicone e De Jesus. Chiasso in avanti, Maccoppi, lancio lungo per Teixeira, Farnerud prova a girarsi, chiuso dalla difesa vallesana. Ancora Teixeira, Manicone, vediamo la sua conclusione, la bella parata di Aimon. Ennesimo brutto fallo del giocatore ospite, questa volta è ammonito
Asani. Chiasso che prova ad andare all'arrembaggio alla ricerca del gol che può riaprire l'incontro. Palla Farnerud, manicone, il tiro alto sopra la traversa. Maccoppi, lancio lungo, palla per il numero 17 De Jesus, arriva in corsa manicone e accorcia le distanze per il Chiasso. Primo gol in stagione per il nuovo arrivato Carlo Manicone. Rivediamo il gol di Manicone che permette al Chiasso di accorciare le distanze e di provare il tutto per tutto nei pochi minuti che restano dell'incontro. Gol per il Chiasso! Ha segnato con il numero 9, Carlo Manicone! Chiasso in avanti che le prova tutta alla ricerca del pareggio con Nestor Carrasco che prova a approfittarne di un lancio lungo. Teixeira. Atterrato in area di rigore, ci sarebbe presumibilmente un fallo ai suoi danni, l'arbitro fa correre e la cross che va a finire non niente tra le braccia di Aimon. Rivediamo dall'immagine, sembrerebbe secondo il nostro modesto parere un episodio molto molto dubbio. E così che si conclude l'incontro con la vittoria del Sion Under 21 al Riva Quarto per 2-1. Un'occasione sciupata, sprecata dagli 11 di Baldo Ranieri che potevano sicuramente avvicinarsi alla vetta della classifica, sempre guidata dal sorprendente Brent Rein. Ed ora andiamo a sentire la voce di un protagonista della serata, Simone Mazzoletti, ai microfoni dell'Ora Rossoblu. Siamo in compagnia di Simone Mazzoletti. Simone, un'occasione persa per avvicinare la vetta della classifica. No, sicuramente il risultato non è quello che speravamo, che volevamo. Purtroppo siamo riusciti a fare gol solamente alla fine, che comunque la partita si stava portando dalla nostra parte. Questo è stato un gol che è arrivato troppo tardi, ma sicuramente ce la metteremo tutta per la prossima partita in casa domenica. Ecco, in difesa avevate delle assenze pesanti, basta pensare a Pavlovic, Cinquini, Luic. Secondo il tuo punto di vista, questo ha pesato anche per l'andamento dell'incontro? No, sicuramente anche a livello difensivo comunque la squadra ha reagito bene, anche nel fatto che ci sono state queste assenze. Chiaramente loro sono un valore aggiunto, ma comunque i giocatori che erano in campo oggi hanno fatto quello che dovevano fare. Ecco, diciamo che negli ultimi giorni avete macinato quasi 2000 chilometri andare e ritorno. Ecco, per un calciatore o per l'intera squadra, questo è forse stato penalizzante dal punto di vista di preparazione di un incontro o dei calciatori come voi devono anche attraversare dei periodi così e questi ostacoli? Ah, sicuramente le trasferte lunghe non sono d'aiuto, ma questo fa parte del quotidiano di ogni calciatore. Sicuramente siamo arrivati con un pizzico di stanchezza, ma questa non deve essere una nostra scusa, anzi deve esserci motivazione per farci andare più forte. E niente, adesso abbiamo ancora una partita in casa e quindi dobbiamo impegnarci al massimo per fare bene. Ecco Simone, sei alla tua prima esperienza nel calcio che conta, diciamo. Come ti stai trovando e i tuoi obiettivi? Ah, mi sto trovando assolutamente bene, sto trovando anche spazio, la squadra gira bene, mi trovo bene con i compagni, staff e tutti. Le mie ambizioni sono tante, ma sicuramente quella che la prima di tutte è portare avanti il Chiasso più in alto possibile.
Ecco, domenica c'è subito un altro incontro casalingo contro lo Zurigo Under 21. Cosa speri di trovare dell'attitudine nella tua squadra e nella tua prestazione che sarà domenica? Ma sicuramente quello che punteremo a fare oltre ogni cosa sarà il risultato, poi l'attitudine deve essere, diciamo, un aspetto che tutti i giocatori devono considerare e mantenere alto, quindi dovremo andare forte, dovremo lottare, dovremo sicuramente, non sarà una partita facile come tutte di questo campionato, e ci auguriamo che vada la migliore delle ipotesi. Grazie Simone. Grazie a voi.